Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Dark Knight e oggi signori discuteremo delle armi leggendarie, un topic abbastanza importante soprattutto per l'endgame e soprattutto anche difficile da ottenere, quindi oggi andremo a vedere proprio in ogni singolo dettaglio come fare ad avere queste maledettissime armi. Innanzitutto dovete avere queste armi di partenza, queste viola, che trovate in descrizione dove diamine ottenerle, quindi voi andate giù in descrizione, vedete l'arma che vi interessa, insomma in base alla categoria, quindi spada una mano, che ne so, la katana, quello che volete, vedete dove si trovano e le ottenete. Una volta prese queste armi, le trovate sia in italiano che in inglese a sinistra, possiamo poi dopo arrivare alle leggendarie. Vi starei chiedendo, e come diamine faccio ad ottenere queste armi leggendarie, quindi mi basta questa viola? Magari direte voi, certo, magari. Dopo che avete ottenuto queste armi viola dovete ottenere dei materiali particolari e da questi materiali particolari poi potete forgiare la vostra arma leggendaria di primo, secondo o terzo livello. Ora andiamo a vedere ogni singolo livello di leggendaria, quali materiali servono e come bisogna fare per averla. Prima di tutto nella tier 1, quindi il primo livello, dovete ottenere questi materiali partendo dall'eterite. Io la farmo in genere su Bastium Oltrum Cordia perché diciamo questa eterite si ottiene da tutti i Named Monster, quindi in pratica qualunque Named Monster va bene, ma questi, ad esempio queste due melme, sono molto vicine al teletrasporto, quindi potete tranquillamente farmarle perché potete semplicemente rientrare e uscire dalla zona e le troverete sempre lì, quindi non c'è problema per quanto riguarda questo farming. E di eterite ve ne basta un singolo pezzo, quindi eccola qui, un minerale di eterite, siamo a posto. Per quanto riguarda invece la pietra sussurrante, il prossimo materiale quindi, dovete fare una qualunque holo mission. Io per esempio sono andato in riserva a Shangil, ma voi potete andare da qualunque holo mission, in qualunque zona, in qualunque area, dove cavolo vi pare. È un drop abbastanza comune, quindi dovreste trovarlo già diciamo alla prima missione che fate, però il problema è che ne servono 50 pezzi, quindi mi raccomando fatene un bel po'. Ma soprattutto penso che voi ne abbiate già un bel po', perché facendo la storia, insomma, non è che le holo mission le lasciavate lì a marcire, magari le avete già fatte, quindi ne avete già un bel po' di questi materiali. Ed eccone qui, quindi pietra sussurrante. Dopodiché andiamo a farmare, diciamo, l'elemento più difficile della tier 1, o almeno quello più raro, diciamo, in generale, che è la scaglia di drago sauriana. È un drop molto raro dei draghi, però c'è un farming abbastanza semplice che si trova qui, a Colle Guban. Praticamente a Colle Guban ci sono due missioni verdi, una con i due draghi e questa con le piante. Se uccidete un solo drago, quindi non tutti e due ma uno soltanto, la missione non finisce, quindi voi poi potete tranquillamente resettarla cambiando missione con quella delle piante. Quindi voi fate avanti e indietro, ammazzate un drago e tornate indietro, ammazzate un drago e tornate indietro, finché insomma non avete le 10 scaglie di drago. Eh sì, 10, purtroppo ne servono 10, è un drop abbastanza raro devo dire, quindi insomma armatevi di buona pazienza e soprattutto di pozioni bonus. Per quanto riguarda invece la lussurite, è un drop raro delle holo mission, almeno l'ho visto droppare in pochissime holo mission e io in genere lo farmo qui a Passo Tremondragal nel deserto. Vi starei chiedendo, ma perché proprio qua? Perché qui in pratica abbiamo un HNM che sarebbe questo scarafaggio, io lo chiamo sempre così, in realtà si chiama Eremita Blu, però praticamente questo scarafaggio è circondato da tantissimi piccoli scarafaggi di alto livello. E ho notato che uccidendo tutti questi piccoli scarafaggi molto spesso si droppa la lussurite, oltre al fatto che sono tanti, quindi insomma avete pure diciamo una buona probabilità perché insomma li uccidete anche abbastanza. C'è anche poi la questione che potete semplicemente come prima andare nella holo mission lì a fianco e resettare completamente la missione, quindi basta che non toccate il boss, poi fate cambio di holo mission e si resetta tutto quanto. Quindi abbastanza semplice, niente da diciamo impanicarsi, e diciamo che come quantità ne servono 13, diciamo 13 per quanto riguarda un'arma trasformata fatta bene. Ma adesso diciamo poi quando andremo dal fabbro vi farò vedere più nel dettaglio perché ho scritto lussurite per 3 e lussurite per 10. Perché dice cos'è impazzito, l'ha scritto due volte? No no, tranquilli, c'è un motivo dietro tutto ciò. Ecco qui quindi minerale di lussurite. Quindi adesso se avete preso tutti i vostri materiali andate in città e andate dal fabbro. E vi rielenco adesso qua a video tutti i materiali che servono, quindi un'eterite, 50 sussurranti,
10 scaglie di drago e 13 minerali di lussurite. Io in genere uso come fabbro Basara. No, mio non intendevo quel Basara, ma non importa. Ma mi stai chiedendo come mai proprio Basara? Perché se vedete ha un alto riciclaggio. Adesso facciamo esempio la katana, vi faccio vedere. Cosa vuol dire avere un alto riciclaggio? Vuol dire che molto spesso il fabbro, sia quando, diciamo, vi dà successo, sia quando fallisce, vi restituisce i materiali che avete usato per la forgiatura. Quindi voi potete semplicemente riutilizzare poi questi materiali per una seconda leggendaria. Oppure nel caso fallisce potete andare avanti, diciamo, alla stessa maniera e senza perdere i materiali. Quando arrivate a scegliere tra le scaglie di drago e le ali, ovviamente scegliete le scaglie di drago per il tier 1 e sperando che questo disgraziato non fallisca ogni volta come ha fatto con me. Però vedete, anche fallendo, diciamo, diverse volte, comunque ricicla i materiali, o almeno a me abbastanza, diciamo, spesso lo fa, quindi non c'è problema. E quindi voi potete continuare e continuare a praticamente fare tentativi. Mi raccomando però, state attenti perché servono soldi, non è che ve le da gratis, quindi tenetevi da parte anche un bel po' di coll. Per quanto riguarda la katana, eccola qui, la Shishi Otoshi, la prima livello leggendaria, la tier 1, che potete ancora ritrasformare con altre 10 lussurite, e qui è la questione delle 13 lussurite, perché aumentano le statistiche fino a 15 superiori alla norma. Vedete che aveva tipo destrezza e agilità 53 base, mi sono salite rispettivamente di 10 e 12 ciascuna. Se non sbaglio, per la tier 1 aumentano fino a un 15 in più. Quindi, diciamo, è una cosa abbastanza importante. Vedete anche a video che mi ha conservato tutti i materiali, quindi nessun problema. Ora andiamo avanti però per la tier 2, che la tier 2 è molto, molto più lunga. Però alcune cose sono in comune, infatti ve le faccio rivedere, anche perché repetita Juvent, insomma. E anche per il fatto che, insomma, non è che posso dirvi fate la tier 1 più questi materiali, altrimenti poi dovete tornare indietro nel video, diventa complicatissimo. Invece adesso vi, diciamo, mostro tutta la route completa, tutta la strada proprio predefinita. Ed ecco qui, quindi, prima di tutto la eterite, come prima, sempre un pezzo, sempre i soliti melme, abbassium ultrum cordia, quindi sempre lì, non c'è problema. E quindi abbiamo preso la nostra eterite. Come prima poi dovete anche prendere di nuovo 50 di pietra sussurrente, quindi insomma dovete sempre tornare a una qualunque holo mission, uccidete in maniera abbastanza facile i mostri e siete a posto. E diciamo c'è anche da notare il fatto che appunto se non avete un fabbro con alto riciclaggio, appunto 50 sussurrante per il primo livello, 50 sussurrante per la seconda, sono già 100 pietre sussurranti, inizia a diventare complicata la faccenda. Ecco perché è importantissimo avere un fabbro con alto riciclaggio. Comunque in generale andate da Basara, lui, diciamo, sistema tutto, o almeno è sempre stato così nella maggior parte dei miei casi. Quindi eccola qui, la pietra sussurrante is back, è di nuovo qua. Adesso abbiamo le ali insettoidi d'oro, che diciamo è la questione per cui la tier 2 inizia a diventare complessa. Le ali insettoidi d'oro sono un drop raro delle api, per non dire rarissimo, per il fatto che appunto questo drop è difficile da trovare e soprattutto ne servono 50. Io vi consiglio di andare qui a Colle Centalia perché, come nelle altre holo mission, potete semplicemente resettarla senza che voi ovviamente abbiate ucciso il calabrone nell'alveare. Perché se uccidete quel calabrone, diciamo, vi smette completamente la holo mission e dovete aspettare prima che ricompaia. Comunque, una volta fatte fuori tutte queste apette vicino al tronco, abbiamo quindi preso anche questa volta il nostro drop, l'ala insettoide d'oro. Mi raccomando, ve lo ribadisco, usate tantissimo le pozioni bonus perché è un drop abbastanza raro, quindi mi raccomando. E poi ne servono anche 50 pezzi, quindi diciamo ne serve una bella quantità. Dopodiché andiamo a prendere adesso l'adamantite, che non è quella di Wolverine, ma insomma comunque è da prendere. Grazie a Dio non è così difficile da trovare, basta andare in una qualunque holo mission come per la pietra sussurrante e ve la dropperà. Diciamo che è un pochino più rara della pietra sussurrante, però diciamo l'ho sempre vista droppare, non ho mai avuto difficoltà. Fate semplicemente la vostra holo mission e siete a posto. Io in genere vado qui ad un Euron perché queste holo mission danno la incrite. Nel caso vi serva magari potenziare la spada una mano, ecco qui, quindi mi raccomando. Ci sono proprio tutte le tre missioni in fila, tutte con la incrite, quindi andate proprio tranquilli. Ed ecco qui la damantite. Dopodiché adesso torniamo alla nostra solita lussurite,
quella dei soliti scarafaggi a Passo Tremondragal. Sempre lì andiamo. La questione però è che adesso ne servono 30, non più 13, quindi insomma adesso la faccenda inizia a complicarsi un pochettino. Diciamo che questi scarafaggi dovete uccidere, diciamo, a tonnellate. Mettiamo anche solo, ve ne da tipo una lussurite ogni passata, dovete fare comunque 30 passate di questa missione. Quindi inizia a diventare anche abbastanza lunga la faccenda. Grazie a Dio, come vi ho spiegato prima, potete sempre resettare questa missione se non uccidete il boss. Mi raccomando, evitate di picchiarlo perché non ha neanche troppa vita, quindi state attenti. Però insomma, se non lo, diciamo, menate intenzionalmente, non dovrebbe morire. Fate i vostri scarafaggi, resettate la Hollow Mission e siete a cavallo, quindi non c'è problema alcuno. Attenzione soprattutto all'altra Hollow Mission a non uccidere i mostri della missione verde, altrimenti se, diciamo, cancellate una delle due non potete più resettare l'altra, mi raccomando. Quindi ammazziamo per l'ennesima volta questi bastardelli, questi scarafaggetti infami. Eccoli qua, guarda, uno dopo l'altro cadono tutti. Oh, livello 100 comunque, non si scherza. Diciamo che può essere anche quello il motivo per cui questa lussurite droppa così facilmente qua. Comunque, eccola qui, la lussurite. Adesso invece iniziamo ad arrivare alle parti, diciamo, finali della tier 2, quelle, diciamo, complesse. Il cristallo oscuro lo droppano tutti gli HNM, io vi consiglio di fare questa missione qui, a strada Carte Blanche. Perché vi state dicendo voi? Perché pure questa si può resettare. Diciamo che comunque qua è a discrezione vostra, perché gli HNM sono abbastanza difficili, o comunque tosti. Quindi diciamo, quello che preferite voi fate. Magari preferite fare un pipistrello, il cavaliere, che ne so, il confessore per assurdo. Decidete voi. Però in ogni caso io preferisco far questo, perché una volta ucciso, se non uccidete tutti i suoi minion attorno, i 6 Taurus, potete comunque resettare la missione. Ritornate su, che c'è una missione verde su per questo percorso, e poi lo rifate a manetta, quindi non c'è assolutamente problema. E comunque vi dà questo cristallo oscuro. Diciamo un 15% di probabilità, quindi non è male, e ve ne basta un pezzo solo, quindi non è troppo difficile per quanto riguarda la tier 2, grazie a Dio. Per quanto riguarda le anime impure, stesso discorso del cristallo oscuro, vale per tutti gli HNM, quindi potete sempre fare questa missione come prima. Però vi consiglio ovviamente di fare soprattutto questa, perché dovete resettarla. Fidatevi, le anime impure, è vero che c'è scritto che è un 5% di probabilità, però lasciate stare, quando lo farmo io quel 5% sembra uno 0.5. Non lo so perché, ci avrò sfiga io, non lo so, però insomma ci ho sempre messo abbastanza tempo per le anime impure. Quindi mi raccomando, farmate soprattutto questa missione perché potete rifarla a ruota. Poi, come vi ho detto, se avete difficoltà a battere questo, diciamo, HNM nel dettaglio, evitate, diciamo, fatene un altro, fate quello che volete. Anche solo farlo in multiplayer, potete semplicemente ritornare nella lobby e rifare la stessa missione all'infinito. Questo però è un metodo abbastanza semplice e anche buono per il single player. Quindi magari non avete internet o, diciamo, non avete il plus, potete fare questa missione senza problemi alcuni. Questo Taurus poi, come vedete, l'ho trito abbastanza malamente, povero Cristo. Anche senza fare chissà quali catene perfette va giù, come vedete, quindi nessun problema. E ci ha droppato quindi la nostra anima impura spettrale. Mi raccomando, conservatevela bene perché è importantissima per la tier 2. Una delle cose più difficili, insieme, diciamo, alle ali insetto di d'oro. Però le ali insetto di d'oro, la questione è che sono 50. Per quello inizia a diventare complicato. Ritorniamo quindi al nostro fabbro, sempre il nostro Basara, con tutti questi materiali che vi rielenco. Un minerale di eterite, 50 di pietra sussurrante, 50 ali insettoidi d'oro, 10 minerali di adamantite, 30 di lussurite, un cristallo oscuro e poi sarebbero 25 più 5 anime impure. Io ne avevo solo 26, ma diciamo, contando che il fabbro me le avrebbe riciclate, almeno grazie Basara, almeno per quello, siamo a posto, quindi in realtà ve ne basterebbero 25. Ovviamente 25 considerando il reroll. Questa volta andiamo a fare lo stocco. Tiè, lo stocco seconda via, secondo livello, tier 2. Quindi prima di tutto minerale di eterite e poi si va avanti per la nostra strada. Mi raccomando, come al solito ribadisco, cercate sempre di fare da un fabbro con alto riciclaggio, così evitate ogni sorta di pena. Immaginate già solo dover rifare tutte le anime impure o le ali insettoidi d'oro ogni volta che dovete trasformare un'arma o comunque ottenere una leggendaria. La faccenda poi
inizia a diventare abbastanza critica. Iniziate, diciamo, a tirar giù il paradiso ogni volta per farmare questi materiali. Quindi mi raccomando, scegliete sempre questa scorciatoia dell'alto riciclaggio. Mi raccomando. Comunque, questo bastardo continua a fallirmi, vedete, però continua a lasciarmi i materiali. Cioè, lui insiste nel fallire, tipo, va bene, io non ti consumo i materiali, ma dovrai darmi una tonnellata di soldi. Proprio avido di colla, avido di denaro. E voi continuate a pagarlo come degli stronzi. Quindi mi raccomando anche per i soldi, ribadisco, potrà sembrare magari ripetitivo, ma è importante. Quando c'è poi ametista del furfante e cristallo scuro, voi scegliete cristallo scuro per la tier 2, e poi le vostre anime impure. Mi raccomando, pure qui, come al solito, potete, diciamo, fermarvi al primo livello, diciamo, quindi avete l'arma vostra finita base, avete a forza 59 e destrezza 59, ma potete ancora ritrasformarla con altre 25 anime impure per aumentare le statistiche. Diciamo che io lo do per scontato, nel senso, avete fatto tutta questa strada, già che ci siete, potenziate ulteriormente l'arma, mi raccomando, altrimenti sarebbe quasi uno spreco tutta sta fatica per niente. Vedete, la destrezza è migliorata addirittura fino a 74, quindi niente male, una destrezza bella alta, e quindi anche per questa aumentano le statistiche di un bel po'. Eccole qua, vedete, i materiali ce li ha conservati tutti, grazie a Dio. Fate sempre, diciamo, un controllo alla fine per vedere se vi ha consumato i materiali, così andate tranquilli. Poi però c'è una cosa da chiarire per la tier 2, mi raccomando, questa cosa non ve la dimenticate perché è importantissima. Per quanto riguarda la tier 2 c'è un'eccezione che è la spada una mano. La secondo livello della spada una mano, che si chiama la valanga finale, eccola qui, ce l'avevo già finita però ve la mostro. Per trasformarla non servono le anime impure ma i cristalli corrotti, che sono molto molto più rari. Quindi mi raccomando, state attenti, se dovete fare, diciamo, la valanga finale, tenetevi pronti perché sono dolori. Adesso andiamo a vedere direttamente comunque la tier 3, così andiamo a vedere anche come farmare questi cristalli corrotti. Vedete che lo schermo si è iniziato a riempire di scritte, quindi la faccenda inizia a complicarsi. Per quanto riguarda tutti i materiali che abbiamo già visto, velocizzo le clip, o almeno comunque ve le accorcio, quindi almeno le scorriamo velocemente, però comunque ve le lascio per farvi ricordare che, insomma, la strada per la terza via è proprio tutta questa, cioè non è che solo quegli ultimi pezzi finali come magari alcune guide fanno vedere. Quindi minerale di eterite sempre un pezzo, poi le 50 pietre sussurranti sempre in un drop comune di una qualunque holo mission, mi raccomando, e soprattutto non fatevi problemi, cioè se vedete magari una zona con 3 holo mission, iniziate a farmarle, diciamo, a ruota, così almeno ne accumulate. Dovete arrivare fino a 50, anche se non è troppo raro da trovare, comunque sono 50 pezzi, quindi mi raccomando. Eccola qui, quindi, anche la pietra sussurrante. Poi adesso ritorniamo alle ali insettoidi d'oro, solita roba con le centaglia, con le api, drop rarissimo direi. Mi raccomando, come al solito, resettate la missione, perché altrimenti sarebbe anche solo una pozione sprecata per farlo una volta sola, quindi mi raccomando. Qua le apette comunque ce ne sono abbastanza, quindi non vi preoccupate, diciamo che è una questione di pazienza e fede, dovete avere fede nel drop, prima o poi dropperà, anche se sembra che non dropperà mai, prima o poi uscirà questo maledetto drop, quindi non vi preoccupate, c'è sempre, cioè, non vi preoccupate. Quindi abbiamo preso anche quindi l'ala insettoide d'oro, continuiamo per la nostra strada, dopo l'ala insettoide d'oro dovete prendere adesso l'adamantite. Come diciamo, strada sembra molto simile alla tier 2, ma poi dopo vedete che inizia a differenziarsi da ametista del furfante, quindi mi raccomando, io ve lo ribadisco, vi faccio rivedere tutti i materiali volta per volta, però non è la stessa cosa del fare il tier 2. Se c'è un terzo livello è chiaro che è più difficile del secondo, mi raccomando, non date per scontato, ma cosa vuoi che sia? La faccenda inizia a diventare complicata, tranquilli. Quindi adamantite, l'abbiamo presa anche questa, e poi come al solito dobbiamo andare a farmare i nostri 30 di lussurite dagli scarafaggi di Passo Tremond, raga. Sempre lì che ci aspettano, cioè non scappano quei bastardelli, stanno sempre lì. Qua ovviamente vi accorcio le clip, altrimenti ci stiamo fino a Natale. Però comunque, come al solito, ribadisco, potete sempre resettare la missione. Mi raccomando, non ve lo dimenticate, perché magari al primo giro non vi droppa. Quindi, insomma, oltre al fatto che dovete prenderne 30, quindi comunque, a meno che non ve ne droppa 30 tutti insieme, dovete resettarla.
Arriviamo alla, diciamo, distinzione rispetto alla tier 2. Eccola qui, l'ametista del furfante. Questo drop si ottiene dalle quest degli NPC. Cosa dovete fare in pratica? Dovete, diciamo, andare nella vostra lista amici e rispondere a tutti questi bastardelli NPC, volta per volta. Parliamo, va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, proprio una cosa pallosa, tipo avete 1000 mail al computer e dovete rispondere a tutte. Ecco, più o meno è così. A un certo punto gli NPC, dopo che, diciamo, avete fatto un determinato numero di quest, quindi non subito, ma dopo un bel po', vi accetteranno l'amicizia. Dopo che vi hanno accettato l'amicizia, inizieranno a darvi come ricompensa per le vostre missioni questa ametista del furfante. Il problema è che ve ne servono 100, quindi insomma inizia a diventare incasinata la faccenda. Però diciamo che droppandomene, diciamo, 4 volte, una cosa del genere, si fa. Diciamo che io ci ho messo una giornata intera, però comunque si fa. Arriviamo adesso a dei drop unici per quanto riguarda il tier 3. I resti demoniaci li potete trovare dai gremlin che trovate in genere alle rovine di Lufont, che ovviamente non mi ricordo mai dove sono queste maledette rovine. Però in questa zona appunto è facile perché potete semplicemente poi uscire dalla mappa e rientrare e ve li trovate sempre spawnati questi gremlin. Quindi mi raccomando, andate a farmarli come degli animali e prima o poi vi daranno questi bastardi resti demoniaci. Devo dire, abbastanza raro come drop pure questo. Però è importante farmare i gremlin anche perché vi danno le piume demoniache che servono per potenziare la spada una mano. Quindi nel caso comunque dovrete prima o poi farmare questi gremlin. Ed ecco qui i resti demoniaci. Per quanto riguarda invece la mandibola di drago, come dice il nome, e già forse avete afferrato, si farma allo stesso modo della scaglia di drago. Quindi alla solita missione di Colle Gubar andate lì e farmate i vostri soliti due draghetti. Mi raccomando, uccidetene sempre solo uno per farmare la missione, quindi resettate ogni volta la missione avanti e indietro. Non uccidete entrambi perché sennò poi dopo sono casini, perché prima che rispunta la missione ci vuole sempre un po' di tempo, quindi dovete aspettare e diventa, diciamo, incasinato. Quindi avanti e indietro per 20 volte, bene sì. Oltre al fatto che la mandibola di drago è abbastanza rara, quindi mi raccomando, dovete starci lì un bel po'. Come al solito vi consiglio le pozioni bonus, poi c'è anche il problema che dovete farle 20 proprio pezzi, quindi mi raccomando un po' di pazienza, ma ce la si fa. Eccola qui quindi, la mandibola di Dragosauriano, manco la trovavo nell'inventario, ma è tutto sto casino, quindi immaginate quanta roba. Arriviamo adesso alla parte difficile del tier 3, i cristalli. Prima di tutto vediamo i cristalli luce, che sono un drop molto raro dei Named Monster, quindi degli NM. Io diciamo li farmo in questa zona perché in questa zona trovate queste bestie, questi leoni con il corno, che rispawnano praticamente all'infinito. Quindi avete Named Monster all'infinito, non c'è problema. E prima o poi vi daranno questi cristalli di luce. Mi raccomando, ne servono 10, ma sono comunque parecchio rari, quindi dovete avere tanta pazienza, mi raccomando. Piano piano comunque si fa, tutto si fa. Però tenete presente che questa è la parte difficile del tier 3, i cristalli. Quindi se vedete che droppa poco, è normale. State facendo una livello 3 come leggendaria. Quindi è abbastanza, diciamo, normale che non vi arrivino i materiali come dovrebbe essere con il tier 1, diciamo. Quindi mi raccomando. Arriviamo adesso alla parte difficile in assoluto. Quella più complicata e più bastarda di tutte. I cristalli corrotti, che si formano in questo sacramento di secondo livello in scavi remetta. Il sacramento si chiama Culla della Furia e per droppare questi cristalli corrotti dovete uccidere le anime luminose. E vi assicuro che sono un drop rarissimo, cioè voi andate avanti tipo per ore e ore e ore per farmare questi cristalli corrotti e dovete prenderne la bellezza di 30. Infatti io mi butto giù tutte le pozioni, ma passano 2000 anni, come dice anche lo schermo, prima di droppare ciò che vi serve, perché davvero è lunghissimo. Come vi dicevo, droppa dalle anime luminose, che sono queste fiammelle verdi praticamente. Quelle rosse non serve che le uccidete, non vi preoccupate. Anche perché ne dovreste uccidere 666 per finire il sacramento, quindi sarebbe leggermente lungo da fare. Infatti il timer è 1 ora e mezza, quindi insomma, di roba ce n'è. Però basta farmare queste anime luminose, quelle verdi, e prima o poi, dopo millenni, vi dropperà appunto il cristallo corrotto. Mi raccomando, tanta pazienza, perché vi assicuro che il drop qui è ultra mega raro.
Ho visto dropparlo anche ultimamente da dei boss del Sacramento, tipo Sacramenti livello 2 droppano anche i boss, ma ovviamente non conviene farmare degli interi boss. E infine abbiamo i cristalli oscuri, come per quanto riguarda la seconda root, ma questa volta non ne basta più uno, ne servono 110. Ebbene sì, mi avete capito bene, 110. Ecco perché io faccio questa missione, che potete resettarla, perché se dovete prenderne un centinaio, insomma, la faccenda diventa complessa. E vi assicuro che ne vale davvero la pena, cioè non ha senso arrivare fin qui e usare solo 10 cristalli oscuri per avere l'arma e fine. Dovete ritrasformarla perché in fondo ne vale la pena, quindi mi raccomando, armatevi di tantissima pazienza e farmatevi questi 110 cristalli oscuri. Gli H&M non sono troppo difficili, quindi un po' di impegno ce la fate, mi raccomando. Comunque, eccolo qui, il nostro cristallo oscuro. Avete visto, quindi, diciamo, i materiali sono tantissimi, sono davvero enormi. E immaginate già solo dover fare magari 2-3, diciamo, di queste armi livello 3 leggendarie, e inizia a diventare complicata la faccenda senza il riciclaggio. Quindi ve li rielenco i materiali: un minerale di eterite, 50 sussurrante, 50 alicetto di d'oro, 10 adamantite, 30 lussurite, 100 ametista del furfante, 10 resti demoniaci, 20 mandibola di drago sauriano, 10 cristalli di luce, 30 cristalli corrotti e 110 cristalli oscuri. Abbiamo finito tutti questi bastardi materiali. Per quanto riguarda l'arma di terzo livello, questa volta ho deciso di fare lo spadone. Si sa mai, comunque voi potete fare qualunque arma, non vi preoccupate, non è che dovete fare per forza queste, quindi non vi date pena, cioè, qualunque arma va bene. Però, come vi dicevo prima, qua la faccenda inizia a diventare lunghissima. Guardate quanta roba ci devo buttare sopra a sto spadone, ma quante trasformazioni soprattutto deve subire prima di arrivare alla leggendaria di terzo livello, quindi un bel po'. Per quanto riguarda, vedete poi le alinsero di d'oro, le solite 50, poi vedete anche che l'arma, man mano che va avanti, inizia a diventare da blu, poi anche addirittura verde, e poi da quando diventa verde in poi inizia a riforgiarsi ulteriormente per arrivare infine alla leggendaria di terzo livello. Ovviamente scegliete l'ametista del furfante per la terza via leggendaria, vedete qua avanti, 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 finché morte non ci separi. Non vi preoccupate se fallisce, perché diciamo che in mezzo a questa strada prima o poi dovrà fallire almeno una volta il fabbro, è inevitabile, però non vi preoccupate, dovete sempre controllare se vi ha riciclato i materiali, non tanto se vi ha, diciamo, fallito o se invece c'è riuscito, quindi l'importante è quello. Quindi i 10 cristalli di luce, eccoli qua, poi dopo abbiamo ancora i 30 cristalli corrotti, bastardissimi da farmare, e infine i cristalli oscuri. Quindi vedete, prima di tutto vi trasforma l'arma nella leggendaria terzo livello, quindi abbiamo per lo spadone la Ascalon, e infine poi dopo avete il potenziamento di quest'arma fino a 20 di ogni statistica superiore con altri 100 cristalli oscuri. Quindi importante, io vi consiglio tantissimo di farmarli e di buttarceli sopra, perché arrivare fino a questo punto e non ritrasformare l'arma sarebbe uno spreco totale, quindi mi raccomando. Eccola qui, quindi l'Ascalon, vedete me l'ha data addirittura 4 stelle, ovviamente potete, diciamo, andare e ritrasformarla finché non ve la dà 5 stelle, a patto che, insomma, vi ridia sempre i materiali, mi raccomando. Che dire, quindi per questa faticaccia è tutto, controlliamo ovviamente ogni volta che ci ha restituito tutti i materiali, mi raccomando, eccoli qua. E che dire ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like se vi è tornato utile, se, diciamo, avete gradito tutte queste scritte che vi assicuro per il tier 3 non sapevo più dove cazzo mettere, mi raccomando. E che dire, mi raccomando, fatevi vedere in multiplayer solo con le leggendarie, perché sono importantissime per soprattutto l'endgame, mi raccomando. Non voglio vedermi con le armi verdi perché sennò mi incazzo, ora fatevi solo le leggendarie, mi raccomando. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, io festeggio con la mia Asuna, alla faccia vostra, mi sono fatto 3 livelli leggendari, quindi me lo merito anche, e via, e gira tutta la stanza proprio, e si danza. E che dire, per questo video è tutto, da Dark Knight è tutto, ciao a tutti!